Siena Bioactive, quando la ricerca scientifica si trasforma in impresa. Che cos'è Siena Bioactive? Siena Bioactive è uno spin-off dell'Università di Siena, è una startup innovativa che fa ricerca e sviluppo nel campo della bioeconomia e quindi nel campo delle scienze della vita ed è una nuova impresa a maggioranza femminile, che nasce dalla ricerca scientifica, quindi nasce da dei progetti di ricerca sulla tematica della bioeconomia, quindi il cuore dell'economia circolare. La nostra mission è la trasformazione di uno scarto in risorsa. Quindi quello che noi facciamo dentro Siena Bioactive è prendere scarti naturali, agricoli o di altra natura, e estrarre sostanze bioattive che possono essere utili per la salute, il benessere dell'uomo, degli animali e delle piante e trasformarli in prodotti secondari e terziari ad alto valore aggiunto. Quindi uno scarto che sarebbe qualcosa di inutile non viene più buttato via, ma dà vita ad un nuovo prodotto, anzi ad una serie di nuovi prodotti, perché la bioeconomia ha la caratteristica di essere un cosiddetto percorso multiprodotto, tant'è che dopo che abbiamo preso gli scarti, abbiamo estratto le sostanze bioattive e le abbiamo trasformate in qualcosa di diverso, come un biocosmetico dermofunzionale o un nutraceutico o un integratore alimentare, la biomassa residua può ulteriormente essere trasformata in un nuovo materiale, ad esempio carta o un altro materiale per packaging, cercando così di raggiungere quella circolarità che fa parte, diciamo, della innovazione ambientale in ottica europea. La circolarità che è, diciamo, un'utopia in tanti casi, ma che è un obiettivo verso il quale mirare. Siena Bioactive nasce, come dicevo, da dei progetti di ricerca sul nostro territorio toscano, quindi il territorio del Monte Amiata o il territorio della Laguna di Orbetello. Uno dei nostri progetti, infatti, prevede l'utilizzo delle alghe infestanti della Laguna di Orbetello, che sono considerate rifiuto speciale e per questo devono essere conferite in discarica a spese del contribuente, a spese dei comuni che insistono su quel territorio e quindi hanno persino un costo, oltre che essere un problema ambientale o un problema paesaggistico e anche un problema che riguarda anche, se vogliamo, la salute pubblica. Ecco, questo rifiuto cessa di essere un rifiuto, ma diventa una risorsa. Quindi la nostra visione è quella dello sviluppo sostenibile. Noi perseguiamo il maggior numero di obiettivi tra i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile promossi dall'ONU e due ci stanno particolarmente a cuore. Il quinto, che si chiama uguaglianza di genere, al quale noi teniamo moltissimo, e il 17º, che si chiama partnership. Quello che noi infatti vogliamo creare e stiamo già creando è una rete di piccole e medie imprese, di collaborazioni pubblico-private sul territorio, che possono costituire l'unico modo sinergico di essere effettivamente utili e produttive e competitive anche a livello internazionale. Tutto questo è Siena Bioactive, una neonata spin-off del Dipartimento d'Eccellenza di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, di cui siamo però già molto orgogliosi. Intanto una piccola introduzione, che cos'è la bioeconomia? La bioeconomia ha una definizione che deriva dalla Comunità Europea, è l'economia che impiega le risorse biologiche provenienti dalla terra e dal mare come base per la produzione di risorse biologiche rinnovabili. Ma la nuova definizione della Comunità Europea mette un particolare accento sulla produzione da scarti e rifiuti di prodotti a valore aggiunto, cioè è proprio la valorizzazione dello scarto che è stata negli ultimi anni particolarmente enfatizzata dalle definizioni
della Comunità Europea per quelli che si chiamano i bio-based products, cioè i bioprodotti. La bioeconomia infatti è considerata il cuore dell'economia circolare. L'economia circolare è quel tipo di economia che ci dovrà far abbandonare, che ci piaccia o no, l'economia lineare, per cui dalle materie prime si crea un manufatto, un prodotto che viene consumato e che genera un rifiuto, e invece nell'economia circolare tutti i prodotti mantengono il loro valore aggiunto, possibilmente il più a lungo possibile, limitando al massimo la produzione dei rifiuti. Quindi c'è un ciclo di vita che può essere valutato attraverso dei sistemi appositi, sia per i prodotti che per i processi di produzione, quindi anche per i processi industriali. E in pratica c'è un'economia nuova che si trasforma e si rigenera, e di questa, come si diceva, la bioeconomia è il cuore pulsante. Questa slide era animata nella presentazione in PowerPoint che avevo preparato, questo è un PDF, ce l'ho voluta mettere perché è una slide che ci ha regalato un ragazzo che lavora con noi, un postdoc che domani farà la sua presentazione proprio su queste stesse tematiche, perché ho vinto una borsa di studio su queste tematiche, e è una slide che diciamo, riassume come ci sia indubbiamente ampiamente documentato un aumento dello sfruttamento delle risorse naturali che non sono infinite, che questo sia legato a un aumento dei rifiuti, anche in una maniera purtroppo non differenziata o non controllata, e come questo poi si venga a ripercuotere sulla salute dell'uomo, degli animali, della vita in genere su questo pianeta, sia per quanto riguarda l'aspetto ambientale, quindi gli aspetti dell'inquinamento, e anche e soprattutto su aspetti anche di tipo biomedico. Del resto che ci sono, diciamo, iniziano ad essere sempre più numerose anche le dimostrazioni scientifiche di alcuni legami che si stanno sempre più evidenziando tra i livelli di inquinamento e quindi i cambiamenti climatici e la pandemia di cui è tutto il pianeta adesso in questo momento è afflitto. La bioeconomia si inserisce bene, come ha detto il direttore Antonio Capone, anche in quella che è il Green New Deal, quindi la transizione verso l'economia circolare. Il Green New Deal si vede bene in questo, diciamo, schema ufficiale della Commissione europea, in che posizione centrale c'è l'economia circolare, e al centro dell'economia circolare la bioeconomia. È questo, diciamo, progetto di riequilibrio, chiamiamolo riequilibrio ambientale, molto ambizioso, che passa attraverso aspetti economici imprescindibili, che è stato lanciato a gennaio dalla Commissione europea targata Ursula von der Leyen, e che, diciamo, occuperà le attività di ricerca e sviluppo e anche qualsiasi altro tipo di attività formativa, sociale, nei prossimi decenni, con un obiettivo quindi molto importante. La bioeconomia ha delle caratteristiche molto interessanti, che perlomeno a noi ci hanno completamente affascinato quando ci siamo avvicinati a queste tematiche. Intanto la territorialità. La territorialità è una caratteristica proprio tipica della bioeconomia, quindi la bioeconomia è legata a delle caratteristiche proprio anche di presidi geografici, a un territorio, a una cultura, ad aspetti sociali legati al territorio, al punto che la stessa Comunità Europea, Commissione Europea, riconosce che ci possono essere diverse definizioni di bioeconomia a seconda dei paesi. La Finlandia, per esempio, ce n'è uno tutto suo, in cui la parte dei fisheries ha molta più importanza, ma ogni regione, addirittura, nemmeno paese, ogni regione può avere una sua propria definizione e declinazione poi sul territorio della bioeconomia. La bioeconomia è anche affrontabile soltanto attraverso un approccio multidisciplinare, che a noi dal punto di vista della ricerca scientifica ci sta estremamente a cuore. Soltanto attraverso la multidisciplinarietà si può fare ricerca scientifica di alto livello, che sia competitiva, e questo per noi, diciamo, è pane quotidiano, ma la bioeconomia esalta questi aspetti di multidisciplinarietà, e attraverso questa consente la creazione di filiere imprenditoriali, quindi filiere di imprese, filiere di produzione, che poi possono portare alla modernizzazione dell'economia e a un aumento della resilienza dei paesi e dei territori. Antonio Capone prima ha citato
un report di cui adesso ci saranno anche un paio di slide. Immagino che fosse il sesto report annuale di Intesa San Paolo sulla bioeconomia in Europa. È uscito durante il lockdown e c'è un'introduzione molto bella dove il preludio al rapporto annuale che si riferisce 2020 si riferisce poi ai dati del 2018 sulla bioeconomia in Europa è introdotto dalla pandemia Covid-19 e spiega in maniera molto efficace come la bioeconomia sia anche uno dei sistemi più intelligenti di aumentare la resilienza e quindi consentire di affrontare meglio anche casi di pandemia come quelli a cui stiamo assistendo. Ci auguriamo anche che tra qualche anno i dati ci dicano che la bioeconomia contribuisce allo sviluppo sostenibile. Noi lo speriamo, noi ci crediamo, ma questo verrà valutato soltanto ex post tra qualche anno. Questo è un dato che Antonio ha già mostrato. Questi sono grafici presi proprio da quel report di cui Antonio ha parlato. Sono grafici che dimostrano come l'Italia sia al terzo posto in termini di produzione, al secondo in termini di peso nell'occupazione. E questo all'interno del report di Intesa San Paolo è molto legato, diciamo il primato italiano è molto legato alla nostra produzione di alta qualità, quindi è molto legato alla produzione DOP e IGP del settore agricolo alimentare in cui noi siamo leader assoluti. Questo è un elemento di estrema importanza. Affrontare, diciamo, le tematiche della bioeconomia attraverso dei progetti di ricerca, adesso in maniera estremamente sintetica vi presenterò, ci ha portato a progettare e finalmente costituire uno spin-off dell'Università di Siena che si chiama Siena Bioactive. Siena Bioactive, cioè chi siamo? Siamo una benefit company di bioeconomia, abbiamo scelto di diciamo affiancare ai profitti profit, noi siamo un'impresa, è uno spin-off universitario perché l'unico modo abbiamo noi universitari di fare impresa, quindi siamo un'impresa che vuole fare profitto, ma che si prefigge al contempo anche degli obiettivi no profit che ci rendono benefit company. Quindi una diciamo divulgazione, promozione delle buone pratiche e anche seguendo le direttrici del cambiamento, quindi l'equità, la sostenibilità ambientale e sociale, l'inclusione. Noi vogliamo perseguire tutte e 17, comunque il più alto numero tra i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile promossi dall'ONU. Uno ci sta particolarmente a cuore, il quinto si chiama uguaglianza di genere. Siamo uno spin-off dell'Università di Siena, del Dipartimento di Eccellenza in Biotecnologie, Chimica e Farmacia, che ho anche l'onore di dirigere, ma la nostra sede è su questo territorio, è ad Arcidosso. L'abbiamo fatto per scelta perché i due progetti che ci hanno portato alla costituzione di questo spin-off vengono da questa terra, che noi sentiamo molto nostra. Siamo una start-up innovativa che fa ricerca e sviluppo nel settore delle biotecnologie e delle scienze della vita e siamo un'azienda a maggioranza femminile. La nostra visione quindi è quella dello sviluppo sostenibile. La nostra missione è trasformare uno scarto in risorsa, quindi la nostra attenzione è sulla produzione di prodotti e sulla identificazione e ottimizzazione di processi bio-based. Qui c'è un concetto che anche questo mi sta particolarmente a cuore, ci tornerò in fondo. La bioeconomia è un'opportunità formidabile, secondo me, unica, che riconnette veramente ambiente, economia e società. È un aspetto estremamente importante che penso possa essere declinato con grandissima efficacia su questo territorio. Noi dello spin-off siamo entusiaste di questo. È uno spin-off, un'azienda che è nata al contrario di come nasce normalmente un'impresa. Di solito un'impresa nasce, cresce, arriva a un certo momento in cui si deve ulteriormente sviluppare, decide di fare ricerca e sviluppo, di solito esternalizza e attraverso quindi un investimento in ricerca cresce. Nel nostro caso è tutto rovesciato. Noi siamo partiti da progetti di ricerca scientifica e su questi che sono il nostro valore aggiunto, la nostra competenza di docenti universitari che lavorano in un ambiente di eccellenza di ricerca scientifica è stata, diciamo, la molla per diventare successivamente un'impresa. In qualche maniera questa diciamo, logica rovesciata ci ha premiato perché noi siamo
Siamo nati da pochissimo, ma siamo stati finalisti nel 2019 della Start Cup Toscana per le start-up innovative, cosa che ci ha enormemente inorgoglito, e siamo risultati vincitori di un premio di Murate Park Mercafir come start-up innovativa nel campo agri-food del 2019. Quindi per noi gli scarti biologici sono in realtà biofabbriche di prodotti bioattivi. Siamo biochimici e bioinformatici, quindi ci interessa degli scarti e prima di tutto, ma non solo, la parte bioattiva, quella che ha un'attività sulle cellule umane e che quindi può contribuire al benessere per la salute dell'uomo, degli animali e delle piante. Questo è il primo progetto su cui abbiamo lavorato e riguardava la bioeconomia del riccio della castagna. Il riccio è, lo sappiamo tutti, è una biomassa, uno scarto icona, perché non ci si fa veramente niente, ha un valore di base pressoché nullo, è naturalmente disponibile. Questo è un progetto finanziato su fondi europei, si è concluso un progetto finanziato su fondi europei dalla Regione Toscana nel progetto PSR, Programma di Sviluppo Rurale. Il capofila era l'Associazione per la Valorizzazione della Castagna GP del Montamiata, quindi i castagnicoltori del versante grossetano e del Montamiata, ed era un progetto che aveva la finalità di combattere il cambiamento climatico. E che cosa succede? Succede, per esempio, nel nostro territorio, nella regione toscana, il comparto castagnicolo fa parte del comparto forestale non agricolo, quindi è totalmente biologico, non si possono usare pesticidi. Il cambiamento climatico porta a una diminuzione della produzione castagnicola, in alcuni casi in maniera drammatica, ci sono, diciamo, infestazioni di cinipide, ed altri, diciamo, agenti infestanti che compromettono la produzione. E ci sono, nel caso nostro, nel caso, fortunatamente, della regione toscana non si possono utilizzare pesticidi e quindi siamo meno protetti di altre regioni, ma abbiamo una produzione totalmente ovviamente biologica, però i castagnicoltori devono comunque ripulire il bosco dai ricci. Che cosa fanno? Di solito bruciano il riccio e producono quella CO2, quell'anidride carbonica, che poi è causa di, diciamo, un aggravamento di quel cambiamento climatico, che poi è la causa dei problemi che in alcuni anni costringono i castagnicoltori nemmeno a scegliere addirittura di non raccogliere le castagne perché non è per loro conveniente. Noi abbiamo deciso di lavorare invece su questo scarto e quindi all'interno di una filiera che si è costituita attraverso questo progetto abbiamo ottimizzato un processo totalmente green, quindi totalmente ecosostenibile per l'estrazione di sostanze bioattive dal riccio della castagna. Grazie all'interazione con Certema e quindi con un altro polo importante di questo territorio, abbiamo messo a punto un estrattore automatico green che è costituito un prototipo e poi abbiamo prodotto un cosmetico innovativo. Quindi abbiamo avuto addirittura un prodotto terziario ad alto valore aggiunto. E quindi attraverso la nostra ricerca scientifica abbiamo poi dimostrato addirittura la bioattività di questo nuovo cosmetico, no, la nostra nuova, diciamo, linea cosmetica che adesso ci auguriamo di poter far entrare in produzione grazie alla collaborazione con un'altra azienda che tra poco parlerà qui del territorio. Non è un cosmetico normale, tradizionale, è un cosmeceutico, quindi un cosmetico dermofunzionale ecosostenibile, quindi di cui abbiamo dimostrato l'azione molecolare. Noi abbiamo studiato questo cosmetico come si studia un farmaco, quindi abbiamo dimostrato il suo meccanismo molecolare a livello delle cellule e questo è il valore aggiunto di questo prodotto di altissima qualità che nasce in realtà da uno scarto inutilizzabile. Biocastane è il nome della nostra prima linea di dermocosmetici, di biocosmetici dermofunzionali, legato al nostro territorio ecologico, sicuro, sostenibile, ricco di castagne GP, quindi anche certificate e di alta qualità, un'estrazione totalmente green e automatizzata, quindi anche un legame con la Industria 4.0. L'abbiamo caratterizzato, questa è la nostra specialità, quindi studiare meccanismi molecolari. Abbiamo dimostrato a livello molecolare la protezione che dà dallo stress ossidativo e l'attività profunzionale sulle cellule umane.
umane e abbiamo anche confermato sul cosmetico, questa è una cosa che lavorare sul cosmetico finale, quindi sulla crema cosmetica o sul prodotto finale, è una cosa che soltanto grandissime aziende multinazionali si possono permettere, ovviamente esternalizzando. Noi siamo partiti invece proprio da questo, quindi il nostro prodotto ha già un altissimo valore aggiunto, quindi abbiamo confermato a livello di studi di laboratorio l'attività antiossidante, la capacità di produzione di collagene, di protezione dal danno UV e di recupero dal danno ossidativo. Quindi abbiamo dato una nuova vita al riccio della castagna attraverso un'attività di ricerca. Con la biomassa residua che cosa ci facciamo? Abbiamo fatto dei prototipi di carta che potranno consentire se avremo, diciamo, gli adatti supporti, la produzione di un biopackaging ecosostenibile, forse anche per i nostri stessi cosmetici. Un altro progetto che ci vede invece ancora attualmente impegnati riguarda, per questo dalla montagna al mare, l'utilizzo di delle alghe infestanti la laguna di Orbetello. Sapete molto meglio di me che sono rifiuti biodegradabili e che devono essere conferiti in discarica come rifiuti speciali a spese dei comuni limitrofi, insomma, interessati della regione toscana, quindi a spese del contribuente. E noi, grazie a questo progetto, che è un progetto finanziato dal Ministero del Turismo e della Tutela del Territorio e del Mare, l'abbiamo approcciato esattamente come per il riccio della castagna e come adesso stiamo lavorando anche su altri scarti, che possono essere le foglie del pomodoro di sfera agricola o altri. Quindi prendere lo scarto biologico, mettere diciamo, a servizio le nostre competenze, sono competenze di capacità di estrazione, dimostrazione di bioattività e consentire così la produzione di nutraceutici, quindi di integratori, di cosmetici molto avanzati, quindi di cosmeceutici, ma anche di prodotti utili in farmaceutica o come biofitostimolanti. Vorrei dire una cosa molto importante: il nostro Dipartimento di Biotecnologia, Chimica e Farmacia, noi ci siamo avvicinati alla bioeconomia grazie alle nostre competenze. Il nostro comparto di riferimento però è un comparto molto importante per questo paese e che è il comparto Biotech Pharma della regione toscana, che sta, è vero, intorno all'Università di Siena. È un comparto importantissimo per la produzione industriale del nostro paese, è un altro comparto in cui l'Italia è prima in Europa e diciamo pure prima al mondo. Bisogna mantenere, diciamo, questo primato attraverso uno sviluppo ulteriore. Le piattaforme tecnologiche Biotech Pharma sono adattissime per essere implementate da questo tipo di composti che noi siamo in grado di tirare fuori e di utilizzare anche nel campo della farmaceutica, a parte il fatto che la cosmetica è una sottobranca anche di questo. Tutto questo legato anche a una valutazione del ciclo di vita. Ci sarà un altro spin-off del nostro dipartimento che si occupa di questo e che è nato insieme a noi e con cui siamo legati da una sorellanza, perché siamo donne, e quindi l'utilizzo poi della biomassa residua per la produzione di nuovi biomateriali e quindi anche un nostro tentativo personale di raggiungere il più possibile la circolarità. Quello che noi adottiamo anche come impresa è un multi-product path, quindi un percorso multilivello. C'è la trasformazione primaria e secondaria, il recupero degli scarti, ma c'è anche la tutela del patrimonio ambientale, la valorizzazione economica e paesaggistica. C'è una cosa che gli economisti conoscono molto bene, si chiama amenity value. Quindi l'amenity value è molto importante. Quando io pulisco il bosco dai ricci e lo rendo più usufruibile e fruibile da chi ci cammina sopra, quella è una cosa che ha non solo un impatto emozionale, emotivo, ma c'ha anche un valore che economicamente è riconosciuto. Quindi c'è qualcosa anche di molto nuovo che noi vogliamo vedere. I prodotti salutistici, l'agricoltura a basso impatto ambientale. Questo è uno schema del progetto che noi abbiamo sulle alghe di Orbetello. In questo caso stiamo già mettendo a punto una serie di estrazioni per diverse classi di molecole che poi noi vogliamo appunto utilizzare per la produzione di biofitostimolanti, biocosmetici, nutraceutici e così via.
la produzione di carta o comunque di nuovi materiali, anche non solo carta, stiamo pensando anche ad altro, con la biomassa residua e attraverso un'interazione con il Consorzio Record, il professor Chiaramonti parlerà, immagino, dopo di me e partner con noi in questo progetto, la produzione di biochar. Sul progetto con sulle alghe non posso ancora dire molte cose, abbiamo un accordo di confidenzialità per il lavoro che stiamo facendo con Cartiera Favini, che è la più grande, la più importante cartiera europea, vincitrice di molti premi per la produzione di carta da scarti, e sta lavorando contemporaneamente con le alghe, la chetomorfa della Laguna d'Orbetello e col riccio del Monte Amiata, e noi vogliamo anche produrre attraverso l'utilizzo dei nostri estratti bioattivi, che ci hanno tra l'altro una potenzialità antimicrobica che abbiamo brevettato, dei nuovi biomateriali. Per quanto riguarda la chetomorfa Linum, abbiamo anche, non so se nel frattempo è arrivato Francesco Cellini della cooperativa Raspollino, che è un'altra azienda del territorio, fa agricoltura biologica e che è partner con noi in questo progetto. Abbiamo fatto degli estratti caratterizzati che sembrano avere delle caratteristiche di biofitostimolanti per l'agricoltura biologica, non sono stati provati per ora sul pomodoro, veramente entusiasmanti, e adesso verranno provati su ortaggi e su altri tipi di produzione. Questa slide ce l'ho voluta mettere perché ci siamo ritrovati ad essere qualcosa di fatto, eh? Non è stata una cosa programmata, qualcosa che noi non immaginavamo, ma di fatto noi stiamo diventando questo, siamo già questo, siamo un'aggregazione di altre entità, cioè ci siamo già caratterizzati come un aggregatore di rete di imprese. Quelle che vediamo qui sono tutti quelli che per ora stanno collaborando con noi. Molti di questi sono qui stasera, molti di questi stanno sul territorio grossetano, ma ci sono anche, diciamo, associazioni nazionali, cluster nazionali, molti, insomma, parleranno. Quindi la bioeconomia è un fantastico connettore, come dicevo prima, quindi un connettore tra l'Università di Siena e il territorio grossetano, un connettore tra imprese. Il nostro è un mondo di piccole e medie imprese, ma messe tutte in rete si può fare veramente qualcosa di sinergico. Noi stiamo già sperimentando anche questo, senza averlo programmato, una roba che normalmente si chiama sharing economy, però questo è quello che noi già si sta facendo, si fa ricerca e sviluppo, quindi mettiamo anche le nostre competenze a servizio delle altre aziende del territorio, di chi vorrà lavorare con noi per svilupparsi, per innovarsi e per restare o mantenersi competitive. Buongiorno, sono Ottavia Spiga, sono una ricercatrice grossetana, sono un biochimico e lavoro presso l'Università di Siena. Oggi sono qui in un posto a me molto caro, il Giardino dell'Archeologia, accanto alla Fondazione Polo Universitario Grossetano. Quello di cui vorrei parlarvi è l'importanza, che hanno le risorse naturali per l'uomo, e ad esempio l'aria, l'acqua e i minerali. Sono infatti importanti per la nostra vita, ma possono terminare perché sono delle risorse limitate. Questo innanzitutto perché l'uomo tende a consumarle molto velocemente ed in secondo luogo perché tendiamo a sprecarle. Un esempio molto semplice è proprio quello dell'acqua, ma anche i minerali con cui costruiamo gli oggetti e i materiali di cui siamo abituati ad essere circondati e ad utilizzare, presto potremo non averli più. Cosa dovremmo fare quindi? Bisogna iniziare a comportarci come fa la natura stessa, quindi seguendo un ciclo. Per la natura, infatti, nulla è un rifiuto, nulla finisce in discarica. In natura tutto ciò che per noi appare uno scarto, qualcosa cioè che non serve ed è da buttare, costituisce una risorsa per altri esseri viventi o per la natura stessa. Nei nostri libri di scienze possiamo vedere come una pianta cresca grazie ai nutrimenti contenuti nel terreno, si sviluppa, muore, per costituire nuovo humus sul quale nuove piante nasceranno e il ciclo si ripete all'infinito.
L'uomo fino ad oggi si è comportato in un altro modo, cioè seguendo quella che viene detta modalità di procedere lineare. Prendiamo le materie prime, le trasformiamo in un oggetto, in un materiale e quando questo si consuma o non ci serve più, lo buttiamo. E così produciamo uno scarto che quasi sempre ha anche un'azione inquinante e fa male al nostro pianeta. Come facciamo quindi a capire se un oggetto inquina e quanto inquina, se è un rifiuto che non possiamo rigenerare in qualche modo? Questo tipo di approccio è possibile attraverso un determinato tipo di analisi, cioè la valutazione del ciclo di vita, di un oggetto, della materia. E grazie a questo metodo che possiamo seguire tutti i passaggi dalla produzione di un oggetto fino al suo utilizzo finale, che noi facciamo ogni giorno quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita. Nell'economia circolare le risorse restano all'interno del nostro sistema economico in modo da poter essere riutilizzate più volte. Questo perché non si deve buttare via niente. Quando per fare economia circolare si usano delle risorse biologiche provenienti dalla terra e dal mare, si sta parlando di bioeconomia circolare. Un esempio ce lo dà il famoso sacchetto di plastica che ormai è costituito da biomateriale ed è riciclabile. Ma anche molte sostanze usate, per esempio, per farmaci, cosmetici o alimenti sono oggi costituiti con un approccio di bioeconomia. Niente finisce per davvero e tutto diventa qualcos'altro. Sono sempre di più le idee sul nostro territorio, in cui si utilizzano degli scarti da riutilizzare. Un esempio, è quello fatto in Sicilia sulle arance, in cui le bucce vengono utilizzate attraverso un approccio, biotecnologico per costituire dei filati. Un altro esempio è invece quello della buccia del riso che viene utilizzata per costruire dei materiali, dei biomateriali resistenti alle alte temperature. Naturalmente tutto ciò di cui vi ho parlato ha un determinato impatto sul territorio e sul pianeta in cui viviamo. Ed è proprio su questo territorio che sono in fase di svolgimento due progetti inerenti al riutilizzo di biomateriali di scarto e di rifiuti derivanti da due filiere produttive legate alla realtà imprenditoriale locale. Sto parlando nello specifico del riccio della castagna del Monte Meata e delle alghe infestanti della laguna di Orbetello. Entrambi rappresentano, in un'ottica di economia lineare, uno scarto o un vero e proprio rifiuto, che deve essere conferito in discarica, costituendo in questo modo un costo per i produttori e per le amministrazioni locali. Nel caso del riccio della castagna del Monte Amiata, una castagna IGP, si tratta di uno scarto con valore pressoché nullo, che anche nelle stagioni peggiori in cui la produzione è limitata, oppure per esempio quando le castagne sono infestate da un parassita e questo è dovuto anche in questo caso a problemi di cambiamento climatico, i castagnicoltori sono comunque obbligati, hanno il compito di pulire il sottobosco. E in questo caso il materiale raccolto viene bruciato con una conseguente emissione di CO2 nell'atmosfera. Quello che abbiamo pensato di fare in questo caso è di ridare vita a questo scarto, quindi anziché bruciarlo, possiamo naturalmente riutilizzarlo, ridandogli una nuova vita, come vi racconterò tra poco. Se invece dalla montagna del Monte Amiata ci spostiamo in un posto altrettanto suggestivo, quindi verso il mare, in questo caso la laguna di Orbetello, vediamo che anche qui troviamo delle problematiche ambientali dovute alla crescita incontrollata di alghe infestanti.
soprattutto nelle stagioni più calde che portano l'ecosistema acquatico a soffrire di condizioni di anossia, cioè mancanza di ossigeno. Le alghe devono essere per questo raccolte e trattate e le amministrazioni devono conferirle in discarica come rifiuti speciali, con ulteriori costi per la popolazione. Ora siamo qui nei nostri laboratori di ricerca, dove gli scarti del territorio di cui vi ho parlato in precedenza, come il riccio di castagna del Monte Amiata e le alghe della laguna di Orbetello, vengono sottoposte a una fase di essiccazione, dopodiché vengono triturate e macinate e soggette a una fase di estrazione. L'estrazione avviene con metodologia completamente green, cioè questo vuol dire che noi non utilizziamo dei solventi chimici. Dopodiché viene fatta una caratterizzazione funzionale e la sua attività biologica viene testata su delle linee cellulari umane. L'estratto viene opportunamente diluito e può essere così integrato all'interno di prodotti secondari e terziari ad alto valore aggiunto. In questo caso abbiamo per esempio proceduto a costituire dei prototipi di creme, in cui abbiamo i vari tipi di estratti. Le creme vengono sottoposte ad una fase di analisi chimico-biologica e vengono poi testate sulla cute umana. In altri casi invece possiamo utilizzare l'estratto, come in questo caso ottenuto dalle alghe della laguna di Orbetello, direttamente sul campo. Questo è un progetto in collaborazione con un'azienda agricola del territorio grossetano che ha testato il composto direttamente su dei pomodori, in cui si è evidenziato un aumento della produzione del circa 30% e anche un aumento della qualità del frutto grazie a un incremento della componente zuccherina. Cosa facciamo poi con la biomassa residua ottenuta dopo il processo di estrazione? Non la buttiamo, ma la utilizziamo per esempio per costruire della carta. In questo caso abbiamo dei prototipi di carta. Questo è un prototipo di carta ottenuto direttamente dalle alghe. In questo caso abbiamo un cartoncino ottenuto dal riccio della castagna. E l'ultimo esempio è quello in cui abbiamo combinato i due scarti per fornirci un foglio di carta ottenuto sia dalle alghe che dal riccio della castagna. Eccoci di nuovo qua. Ecco quindi che la bioeconomia, definita come il cuore pulsante dell'economia circolare, può aiutarci a creare un sistema nuovo di economia per il nostro territorio. Un'economia con molti prodotti e multilivello, dove l'utilizzo di uno scarto o di un rifiuto può diventare non solo una nuova risorsa economica, ma permettere anche la tutela del patrimonio ambientale e la valorizzazione economica e paesaggistica del territorio. Tutto questo è e sarà possibile però soltanto se tutti gli attori coinvolti nelle nostre idee, nel nostro progetto faranno sistema, si aggregheranno partendo dalle amministrazioni locali, convogliandola naturalmente nella ricerca scientifica e tecnologica, per poi arrivare alle aziende del territorio.